È stato un evento di richiamo che ha riempito l'auditorium dell'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante di giovani e non solo. L'iniziativa della Pastorale Giovanile Sestrese è frutto di un cammino volto ad avvicinare soprattutto i giovani alle istituzioni, ad interessarli e renderli partecipi della vita della loro città. Il coinvolgimento che è nato e si è sviluppato sia nella elaborazione delle domande da porre ai candidati sindaco e sia appunto anche in un video di presentazione che spiega un po' quelli che sono i motivi sia di questa serata e sia i desideri di come i nostri ragazzi vorrebbero che la politica fosse. A fronte del percorso intrapreso sono state formulate ai 7 candidati a sindaco per Sestri Levante domande inerenti a diversi temi. Il problema del lavoro o della casa o anche il tema dell'ambiente, ma allo stesso tempo fanno riferimento anche a realtà che in questi ultimi anni abbiamo cercato di far conoscere sempre di più ai nostri giovani, come ad esempio il tema delle fragilità, della difficoltà che tante persone che abitano la nostra città si trovano a vivere. Il riscontro di questo appuntamento, che si svolgeva per la prima volta, è stato positivo e ha dato soprattutto ai ragazzi uno strumento per una scelta più consapevole al momento del voto. La prima volta che voti? Sì, la mia scheda elettorale è ancora linda. Il tema che ti sta più a cuore? Probabilmente gli spazi per i giovani o il lavoro, uno di questi due. Sicuramente direi quello delle parrocchie e in generale le associazioni culturali che coinvolgono i giovani, specialmente essendo appunto un membro attivo della mia parrocchia ero molto curiosa di sentire cosa avessero da dire i candidati su questo argomento. Credi che ci sia un po' di disaffezione rispetto alla politica, alla cosa pubblica da parte delle persone della tua età? È un qualcosa di comune, credo che si sia semplicemente creata una maggiore distanza tra, diciamo, la politica e, diciamo, il popolo, che forse è figlio di un modus operandi di fare politica molto d'impatto, molto di pancia e non si è più elettori ma si è tifosi.